Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per il video commento al terzo episodio dell'anime di Tokyo Ghoul Re. Lo commenti anche tu. La prima scena dell'episodio si apre con Shu Tsukuyama a letto in uno stato di profonda depressione. Questo personaggio è un ghoul noto alla CCG e nel mondo dei ghoul come il gourmet. Viene da una famiglia prestigiosa, con a capo suo padre, Mirumo Tsukuyama. In passato abbiamo visto Shu unirsi al gruppo di Kaneki con l'intenzione di mangiarlo. Ha perso ancora di più la testa per Kaneki dopo gli avvenimenti che l'hanno portata ad accettare il suo lato ghoul. Tuttavia, a un certo punto, si affeziona seriamente a Kaneki, tanto che, dopo la sua presunta morte, cade in uno stato di profonda depressione, come appunto possiamo notare all'inizio di questo episodio. In Tokyo Ghoul Re, dunque, vediamo Shu ammalato e costretto a letto, come abbiamo visto è sotto le cure dei servi della sua famiglia. Shieori è la ragazza che abbiamo visto in questo episodio, è un'amica di lunga data di Shu. Ha iniziato ad agire per cercare di farlo guarire. È una fotografa umana e un'informatrice. Conosce la natura ghoul di Shu, ma non ha paura di lui e non ha motivo di denunciarlo. In Tokyo Ghoul Re abbiamo già visto Ori cercare i membri della squadra Quinx per vendergli delle informazioni riguardanti Torso. Tutto questo perché Ori è interessata al loro leader, Sasaki. Essendo Sasaki in realtà Kaneki e considerando che in passato Ori ha collaborato con il gruppo di Kaneki, probabilmente Ori sperava che un effetto personale di Sasaki potesse essere d'aiuto per Shu, considerando che quest'ultimo è ossessionato da Kaneki sin da quando lo ha conosciuto. Come abbiamo visto, Ori è riuscita a recuperare un paio di box di Sasaki per il gourmet, e all'inizio di questo episodio Shu, annusandoli, sente un po' di nostalgia. Vediamo che non riesce a ricollegarli a Kaneki, ma prova una certa nostalgia. Nonostante tutto, l'effetto non è quello sperato e Kanae si arrabbia con Ori per avergli portato qualcosa di così volgare. Iscriviti al canale Fandom. Tanti video, notizie, commenti e teorie. In questo episodio abbiamo visto Donato Porpora parlare con Sasaki. Gli rivela che esiste un ghoul che potrebbe essere la chiave per il recupero dei suoi ricordi. Ma prima di questo fa notare a Sasaki di essere in conflitto tra l'idea di stare bene senza i suoi ricordi e l'idea di non poter vivere così in eterno. Più avanti vediamo Sasaki temere di scordare i suoi compagni della squadra Quinx se un giorno riuscisse a recuperare i suoi ricordi. Ha paura dunque che il ritorno di Kaneki possa portare alla scomparsa di Sasaki. In effetti, se riflettiamo su questo, possiamo notare che la novità di questa serie è il fatto che ci ritroviamo sul lato opposto dello schieramento. Se in Tokyo Ghoul Kaneki è un ghoul che sta con i ghoul dell'Anteiku, che per difendersi lottava contro la CCG, in Tokyo Ghoul Re, Sasaki è un investigatore anti-ghoul che lavora con la CCG e attacca i ghoul. Sasaki e Kaneki sono due personaggi che stanno con due schieramenti in conflitto tra loro. E il paradosso è il fatto che entrambi sono la stessa persona. Dunque, il ritorno di Kaneki sconvolgerà Sasaki. Ma allo stesso tempo, quello che è oggi Sasaki va in conflitto con Kaneki. C'è una cosa però che lega insieme Sasaki e Kaneki, ovvero l'affetto per i propri compagni. E il fatto che entrambi sono disposti a lottare per difenderli. Che siano ghoul, umani o Quinx non importa. Sasaki e Kaneki sono mossi entrambi dallo stesso principio, difendere gli altri. Alla fine non tutti i ghoul sono cattivi, c'è chi mangia solo per sopravvivere, trovando un modo di vivere anche a contatto con gli umani. Così come tutti gli umani non sono buoni, c'è chi ritiene che solo il fatto che un ghoul esista è una minaccia e quindi va eliminato. Questo era appunto il pensiero di Mado in Tokyo Ghoul, che intendeva eliminare qualunque ghoul incontrasse. Alla luce di questo, Sasaki, risolti i suoi conflitti interiori, potrebbe rappresentare in futuro il ponte tra ghoul ed esseri umani. La squadra di Sasaki nei prossimi episodi collaborerà con la squadra Suzuya. Nel prossimo episodio ci sarà l'asta e inizierà l'operazione di attacco ai ghoul.
Eccoci giunti alla fine di questo video. Vi ringraziamo per averlo visto. Se vi è piaciuto, mettete un bel like e condividetelo con un amico a cui piace questa serie. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi caricamenti, iscrivetevi al canale e seguiteci su Telegram, Twitter, Instagram e sulla pagina Facebook. Alla prossima!